The New Stories. La tua informazione libera. Nicolas Colombini, un elettricista di 32 anni originario di Terni, è tristemente scomparso dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto a Quarto d'Asti, in Piemonte. Sabato scorso, mentre stava lavorando in un capannone industriale, è stato coinvolto in un incidente elettrico che lo ha gravemente ferito. Nonostante il tempestivo intervento dei colleghi e dei soccorsi e il successivo ricovero in terapia intensiva all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, Nicolas purtroppo non è sopravvissuto. L'incidente è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, inclusi i carabinieri e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Spresal. Nicolas era molto conosciuto nella sua comunità, anche per la sua passione per il judo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, soprattutto per la sua compagna e i due figli piccoli. Numerosi messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social, dove amici e conoscenti hanno condiviso toccanti ricordi. La comunità di Terni è profondamente colpita dalla perdita di uno dei suoi giovani più promettenti. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.